Ci siamo. Pickford contro Donnarumma. Donnarumma. Però siamo nella curva degli inglesi, a parte che tutto lo stadio è inglese praticamente, quindi siccome se avremmo avuto lo spicchio nostro. Mamma che tensione. Madonna Umma, sta l'inglese. Tutti abbracciati. Secondo me. Fa sempre così. Guarda a terra Roberto Mancini, circondato dagli amici di sempre. Mamma mia. Berardi inizia. Iniziamo bene poi con i fischi contro. Top. No, l'Italia non si fa sentire. Ho capito, ma sono dall'altra parte, sono in 7.000 contro 50.000 da quest'altra. Proprio equilibratissimo questo europeo. Berardi da Sassuolo contro Pickford. Il finale europeo. Sta in porta te. Dai Mimmo. E la mette dentro, e la mette dentro. Figa, li guffate al contrario, fai? Ah, ok. Bravo Mimmo. Dai Donnarumma, dai Gigio. Gigio, tutte le devi prendere, Gigio, tutte. Tutte le devi prendere, Gigio, dai. 5 rigori su 5. Brava, gufala, gufala così, bravissima. Questo è gol, netto, gol. Questo è gol, lo sappiamo già. Questo è gol netto. Sta già esultando, guardalo. Sì, perché Donna Roma lui ci tira dal papà. Mamma mia, bellissimo rigore però. Per poco non la prendeva, ha tirato una fucilata. Peccato, 1-1. Una fucilata incredibile. Gallo Belotti invece mi hanno tirato l'attaccante del Sassuolo, l'attaccante del Torino adesso. Questi sono i giocatori che stanno calciando in finale degli europei. Figa lì, guffatone. Dai Gallo, non cappellare Gallo. Sì, Michela però. Bravo Gallo! Si vede proprio negli occhi delle persone quando non ce la fanno. Negli occhi si vede. Era agitatissimo. Tra l'altro lui era rigorista del Torino, riusciva a sbagliare in finale europea così. Mezza altezza, facilissimo tiro. Non ha funzionato la guffata. Dai, questo, cioè. Maguire non può far gol. Gigio non può far gol. Maguire non può far gol. Iga, che rigore incredibile, bellissimo. Rigore bellissimo, distrutto la telecamera. Bello. E vabbè, complimenti all'Inghilterra, dai. Football is coming home. Se la sono tirata talmente tanto che alla fine gli è arrivato davvero, dai, complimentoni. Che dobbiamo dire? Bonucci. Guarda come esultano già. Vedi che deve fare il film. Bonucci.
Dai Gigio, prendine una. Dai Gigio, prendine una, cavolo. Anche lui una garanzia statisticamente 4 su. Come Buffon che nelle finali, nelle partite importanti non ne parava una. Figa Rashford che è entrato appositamente per battere i rigori. Quanto sarebbe bello se lo sbagliasse. Proprio perché è entrato apposta per. Ma non le para però. Adesso glielo diciamo. Gigio, parane una, una. Dai Gigio. Quando vuoi, Rashford, tira quando vuoi. Godo! 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 Quando voleva, cioè, quando voleva, poteva calciare quando voleva, è stato lì 34 secondi tipo di rincorsa. E lì un po' godo, eh. Tanto l'aveva fregato in pieno Donnarumma. Bernardeschi. Ma io c'ho l'ansia, ogni giocatore dell'Italia per me è ansia. Sì. Ogni giocatore dell'Italia per me è ansia a mille. Ma è Bernardeschi che rischia la giocata, dai che rischia la giocata. Adesso si gira di tacco, la fa. Adesso deve sbagliare un altro, giusto? Adesso iniziamo a segnare noi. Sta fermo Pickford, che fastidio. Godo, centrale, te l'ha fatta, godo. Godo. Dai Gigio, prendine una. Dai Gigio, prendine una. Sancho, anche lui è entrato apposta per battere il rigore. Quanto sarebbe bello. Quanto sarebbe bello. Entrato apposta per. Quanto sarebbe bello, Gigio? Gigio, quanto sarebbe bello? 3 su 4 per l'Italia, 2 su 3 per l'Inghilterra. Jadon Sancho. Vado. Godo! Donnarumma! 2 su 2! 2 su 2 l'ha messo in campo apposta per. Godo! Godo! Che se la facciamo un bambino? No. Perché? Oh sì, se lo facciamo sì, abbiamo vinto. Oddio. Se lo facciamo abbiamo vinto sì. Silenzio. Non risultiamo troppo. Giorginio. Mamma mia. C'ha un'ansia, poveri. Chi non ce l'ha? Ma anche Pickford ce l'ha. Lo so, anche Pickford ce l'ha. Che lo sta facendo? No, ma qui c'è. Dai, che ansia. Salta. Ti prego, Giorginio. No, l'ha presa. Non ci credo. Non ci credo. Perché l'ha tirata di là? Non ci credo, ha voluto cambiare angolo rispetto a quella della partita scorsa. Non ne sbaglia mai di rigore, ha sbagliato questo. Io non ci credo. Niente, sì. Se lo sbaglia abbiamo vinto però. No. Sì! Campioni d'Europa! Football is coming to Rome! It's coming to Rome! Sì! Non ci credo! Non ci credo! L'ha presa davvero Donnarumma! Non ci credo! Siamo campioni d'Europa!
No, vabbè, implodo, ragazzi, implodo. Fate i bravi in piazza, mi raccomando, fate i bravi in piazza, che c'è il Covid in giro. Per il resto però godiamocela, perché siamo campioni d'Europa!